That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. Io vi odio, tutti, senza eccezione. Vi odio per le piccolezze, perché lasciate la macchina in seconda fila, perché non rispettate le code, perché non fate la raccolta differenziata. Per il vostro lo fanno tutti e quindi lo faccio anch'io. Vi odio perché si stava meglio quando si stava peggio, perché i ragazzi di oggi si bruciano il cervello davanti ai cellulari quando a noi bastava la fantasia e un cortile per giocare tutto il giorno, perché una volta si mangiava tutti seduti intorno al tavolo, ci si guardava negli occhi e non c'era la televisione. Vi odio perché non c'è più religione, non ci sono più valori, non c'è più rispetto. Vi odio perché vi siete rassegnati, perché avevate giurato che avreste combattuto le ingiustizie, che avreste difeso i vostri diritti e quelli degli altri, che non sareste mai scesi a compromessi. Vi odio perché vi siete accomodati, avete rinunciato, perché alla fine è meglio farsi i fatti propri, perché vi siete fatti inculcare l'idea che da soli non possiate fare la differenza. Vi odio perché pensate di avere ragione e vi arrogate il diritto di dare sempre la vostra opinione. Vi odio per la vostra invidia, perché chissà chi ha dietro le spalle, perché sicuramente gli hanno dato una spintarella, perché chissà chi l'ha data per stare lì dove sta. Vi odio per il vostro silenzio, per il vostro voltarvi dall'altra parte, per la vostra capacità di lavarvi la coscienza da soli. Io vi odio per il vostro odio, perché la paura del diverso, dei vegani, degli omosessuali, degli immigrati, perché non avete niente contro di loro, ma andatelo a dire a mio nonno che durante la guerra non ha mangiato per più di una settimana, perché non avete niente contro di loro, ma certe cose fatele a casa vostra e non davanti ai bambini, perché non avete niente contro di loro, ma non possiamo accoglierli tutti, ma sarebbe meglio aiutarli a casa loro, ma qua costruiamo moschee e al loro paese ti ammazzano se porti un crocifisso al collo. Io vi odio per la vostra incapacità di perdono, quando professate che ai ladri tagliereste le mani, che ammazzereste gli assassini, che castrereste i violentatori. Io vi odio per la vostra incoerenza, perché giustificate chi ruba perché non ha il pane, i piccoli evasori, chi uccide per vendetta o per amore, perché era meglio se se ne stava a casa, perché indossare un passamontagna e brandire un estintore per voi è sufficiente per sparare come legittima difesa, o quando pensate che in fondo se l'è cercata perché non sarebbe successo se non fosse uscita da sola di casa a quell'ora, se non si fosse ubriacata, se non si fosse vestita come una puttana. Io vi odio. No, io non vi odio. Mi fate paura. È diverso. È peggio. Ho paura di essere uno di voi. Amici, io mi chiamo Anna, 9 anni. Anche se non vi conosco, penso che siamo amici lo stesso. Io ho un sacco di amici belli come voi, sono tutti mori. E io vi voglio un sacco di bene. Sapete, io voglio un sacco di bene anche alla mia mamma. Infatti ieri le ho fatto un disegno bellissimo e per il suo compleanno le ho comprato un sacco di cose carine che mi piacevano su internet. Però lei si è arrabbiata molto perché dice che ho speso troppi soldi. Ma secondo me era la cosa giusta da fare, perché io le voglio un sacco di bene. Sapete, io sono sempre così emozionata, sempre così contenta. Io sto proprio bene. Che bella giornata che c'è oggi! C'è il sole, ci sono uccellini che cantano.
Parlo troppo veloce. Mi seguite? Sapete, qualche settimana fa ho conosciuto Livia. È una mia amica, è così bella, è così gentile. Lei però non vuole più uscire. Mamma dice che non riesce a parlarle perché non la vede, anche se io però gliela indico sempre. Ve la presento? No, dice che non vuole venire, dice che è arrabbiata. Sapete, a me piace un sacco correre per i prati, prendere le margheritine, guardare le nuvole che si spostano nel vento, gli uccellini che cantano, mangiare i frutti raccolti dall'albero, i gelati coloratissimi sono i miei preferiti. No, in realtà ho un sacco di cose preferite che mi fanno stare proprio bene tutto il giorno, mi fanno sentire così felice. Vorrei tanto uscire con le mie amichette, andare a giocare al parco, a giocare a chiapparella, a nascondino, però non posso uscire. Livia dice che non posso uscire con le mie amichette perché dice che è gelosa. Lei mi vuole tenere tutta per sé. E dice che se io esco un'altra volta, si arrabbia. Qualche giorno fa siamo uscite in giardino come facciamo tutti i giorni, però lei non voleva giocare. Lei era arrabbiata con me, come se io avessi fatto qualcosa di male. Mi guarda con una faccia così cattiva. Io comincio ad avere paura di lei. Ho provato a spiegarlo a mamma, però lei non mi capisce perché lei non può vederla, lei non la può sentire, no, non può vedere. Io ho paura, io non voglio più stare qui con lei. Dice che se esco mi fa qualcosa di brutto. Già una volta mi ha fatto fare brutti sogni tutta la notte e io non ho più dormito. Dice che se io esco mi fa qualcosa di più brutto. Forse non esco oggi. Non esco però neanche domani. Neanche dopodomani. Mamma, non vedo l'ora, finalmente. Kandinsky. Kandinsky è senza dubbio il mio preferito. Ho anche già comprato il biglietto. Fra 1 ora e 36 minuti parto. Sono a 2 ore dal centro, ma ne varrà la pena. Ho anche stampato i biglietti. Non si sa mai quello che può succedere. Sono stata perfetta. Se ammettiamo che l'uomo possa essere governato dalla ragione, allora ci precludiamo ogni possibilità di vivere. Che idiozia! Deve essere perfetto. Ricapitoliamo. Jeans, comprati in saldo la scorsa settimana. Pullover di cotone, di colore ocra. Vans nere, le mie preferite. Giubbotto di pelle, rosso. È arrivato con il corriere stamattina. Per sicurezza ho indicato l'orario di consegna tra le 9 e le 11. Abito un po' fuori mano e per essere sicura che arrivasse in tempo, ho specificato di girare subito a destra dopo la rotonda di via Faggini e poi subito a sinistra per evitare la strada che stanno riasfaltando. Conduce una via dissestata, però si risparmiano 12 minuti di tragitto, più il traffico. La puntualità è essenziale. Alle 12.16 partenza, per essere in stazione alle 12.35. Alle 12.41 il treno. Devo essere lì alle 16.30, quindi prevedendo possibili ritardi dei mezzi, devo arrivare alle 15.55. Biglietti del bus e della metro presi, andata e ritorno ovviamente. Immagino già perfettamente la scena. Alle 16.29 sono in coda. Davanti a me finti intellettuali con la pipa. E dietro dei ragazzi che parlano spensierati delle opere. Io che sorrido, perché le conosco tutte. Mi sono preparata a lungo.
Sono andata a riprendere addirittura i manuali dell'università e anche gli appunti del liceo. Non esiste che non conosca un'opera di Kandinsky. Forse però ho tralasciato le opere del primo periodo quando... Ma no, non importa, non importa. Conosco tutte le altre, è tutto sotto controllo. Anche se c'è ancora tempo, posso recuperare, posso rimediare, tutto deve essere perfetto. Per sicurezza cerco anche su internet, non devo tralasciare niente, niente. Tutto deve essere perfetto. Per sicurezza ripasso anche la vita e le influenze e lo stile e le correnti di pensiero. E come ho fatto a tralasciare le idee e le opere dei primi anni? Non ci metterò molto, non ci metterò molto. Tutto deve essere perfetto. È tutto sotto controllo. Non ci metterò molto. Se ammettiamo che l'uomo possa essere governato dalla ragione, allora ci precludiamo ogni possibilità di vivere. Buonasera, sia il benvenuto. Io mi chiamo... Come mi chiamo io non è importante. Lei piuttosto. Sapevo sarebbe uscito fuori. Questa mattina ho purificato il mio mazzo. Non è una meraviglia? La prego di non toccare. Ora può prendere una carta. Su, via, la prenda. La dia pure a me. Irrazionalità, caos, talvolta pazzia. Interessante. Vuole sapere la verità. Si avvicini. Credo che la nostra medaglia abbia ben più di due facce. No. No, non devi ascoltarla. Lei non sa niente di noi. Non sa niente della verità, non sa niente di niente. Noi tutto quello che abbiamo ce lo siamo guadagnati da soli. Di certo non grazie a te. Cosa dovrebbe dire, eh? L'ossessiva compulsiva. Anche lei parla dopo, sai? E ha qualcosa da dirti. Buona fortuna. Allora, come vostra rappresentante ufficiale, volevo dirvi che dovete stare zitti. Per favore, sto registrando. Sì, lo so, non sono ancora ufficiale, ma era proprio di questo che volevo parlarvi. Il fatto è che io sono la persona più razionale qui dentro, più organizzata, e vi conosco tutti benissimo. Lo so. Che ci sono personalità meravigliose e personalità che dovrebbero essere spazzate via dalla faccia della terra come quello della strega Dark, ma
è un altro discorso. Nonostante questo, è importante tra di noi la convivenza, il rispetto reciproco dei nostri ruoli, dei nostri tempi, dei nostri spazi. Se riusciamo a imparare questo, e se mi consentirete di mostrarvi come si fa, io sarò ben felice di seguirvi in questo percorso. Votatemi. Peace and love. Ha registrato buona? Buona questa? Meraviglioso. Più allegra, ma un anno io stavo impazzendo e la mia vita fa schifo e ce la fa. Facciamo girare questa roulette russa. Salve, mi chiamo Sandro, sono un pittore, credo. O almeno vorrei essere un pittore, ma non ho mai venduto neanche un quadro, quindi... Anche se però dipingo, quindi... Quindi forse sono un pittore. Posso ricominciare? Salve, sono Sandro. Sono modesto. O almeno gli amici mi dicono che sono modesto. Mi dicevano. Ormai non esco più tanto spesso e non so nemmeno se ho ancora degli amici che prima mi chiamavano, ma ora... Non esco perché fuori c'è sempre troppo caos. Esco solo per andare a lavoro, che dovrebbe essere dipingere. Ma i lavori veri sono altri, no? Quindi non esco perché non so se devo andare a dipingere o a cercarmi un lavoro. E poi cosa prendo per andare in centro? L'autobus è più comodo perché mi siedo al capolinea, ma è più lento, invece il treno... Però, ecco, scusatemi, io non riesco a... E poi se mi chiedono cosa dovrei rispondere se mi presentassi per un colloquio? Che sono un pittore, che sono modesto, che prendo il bus o il treno, che ho 20 anni e che vivo in una camera affittata. La mia vita è fatta di incertezze, di caos e che non ho più nemmeno amici che mi scrivono per uscire. E se poi mi chiedono cosa voglio da bere, cosa devo rispondere? Acqua o caffè? E se mi chiedono chi sono, cosa devo rispondere? Salve, sono Sandro. Credo. Qui. Ferma. Resto ferma. Ma sono qui. È tutto buio, profondo, freddo e resto qui. Perché se mi alzassi poi mi dovrei vestire. Sono qui e resto ferma. Perché alzandomi potrei cadere. Sono qui, ma resto ferma. Perché se mi vestissi dovrei decidere se restare a casa o uscire. Sono qui, ma resto ferma. E se restassi a casa, vestita certo, ma restassi a casa e mi succedesse qualcosa di brutto... Resto ferma, ma sono qui. Sono sola qui, in questo posto di troppi metri quadri. E se succedesse qualcosa, chi, tra le macerie, chi mi sentirebbe? Resto ferma, ma sono qui. E se poi uscissi,
Vestita, sì, certo, anche in questo caso. Si aspetterebbero tutti qualcosa da me. Chi un saluto, chi una chiacchiera reverenziale, chi che io indossi la mia solita maschera. Sono qui, ma resto ferma. Perché se uscissi mi succederebbe qualcosa di brutto. Sono qui, ma resto ferma. La strada è piena di buche, gli automobilisti pericolosi e i passanti sempre più sfacciati. Sono qui, ma resto ferma. E se uscissi, se mi muovessi, ogni respiro davvero potrebbe essere l'ultimo. Resto ferma, ma sono qui. Respiro, ma sento qualcosa di strano dentro. Ho paura. Resto ferma, ma sono qui. Sento il battito che aumenta, che sta succedendo. Resto ferma, ma sono qui. Non riesco a muovermi, che succede? Resto ferma, ma sono qui. C'erano buone ragioni per alzarmi. Resto ferma, ma sono qui. Dovevo chiedere, resto ferma, ma sono qui. Dovevo lottare, resto ferma, ma sono qui. Di fronte a una paura, lottiamo e scappiamo, ci fermiamo e soccombiamo. Sono qui e resto ferma. Buio, freddo, profondo. Resto ferma, ma sono qui. Ferma. Mi chiamo Paolo, 53 anni, 1,68, 91 kg. Faccio l'amministratore condominiale da una vita. Il mio condominio si trova là, dopo il fiume, proprio all'interno della pineta. La pineta è curata da un custode e si tiene bene, mentre il palazzo pare un blocco unico, rovinato dal tempo, che ha perso la dignità già da qualche decennio. Ha tre portoni di accesso, uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, e 10 appartamenti su 3 scale e 4 piani. Di quel vecchio rudere conosco ogni gradino, ogni crepa, ogni persona. Di questo palazzo io conosco tutto. L'ultimo piano è interamente di colui che lo fece costruire negli anni 70, ma che da allora non si è fatto più vedere. Dicono si sia lasciato andare. Il custode ogni tanto dice qualcosa, ma poca roba, di solito cose gravi. Gli altri piani sono occupati da persone che credo di non aver mai capito. Capito, non conosciuto. Giorno dopo giorno li ho osservati fino a sapere cosa gli frullasse per la testa, tipo per la politica. Fatto curioso è che tutti quelli di destra stanno nella scala sinistra e quelli di sinistra nella scala destra. Il lavoro di amministratore? Sempre uguale. Una luce che salta, la bolletta troppo alta, la lavascale non è passata questa settimana. Solo ultimamente si sono scompigliate le acque con la quarantena. Ho pensato di tenere solo la porta centrale aperta. Ho pensato potesse essere una cosa furba per controllare chi entra e chi esce. È stato strano perché tutta la gente ha cominciato a vedersi in faccia, a salutarsi. Ancora più strano è stato vederli prendersi cura di tutto il palazzo. Poi però è degenerato tutto. Cominciavano a litigare, a creparsi i rapporti e a darsi colpa per delle stupidaggini. Evidentemente non riuscivano più a stare in casa. Così sono cominciate le chiamate, prima poche, poi sempre di più, a fiumi. Poi cominciarono a chiamare per altri problemi che evidentemente avevano deciso di non sbrigarsi più da soli. Tipo che quelli del terzo mi informano sul fatto che ci siano delle infiltrazioni sul soffitto. Io chiamo il custode che non risponde. Riprovo finché non alza la cornetta e gli dico di andare a controllare. Quando mi richiama mi dice: tutto a posto. Penso si siano sbagliati gli inquilini. Ma dopo poco mi chiamano anche quelli del secondo che insistono con lo stesso problema. Richiamo il custode e gli faccio squillare il telefono che mi pare per dei giorni. Quando alla fine mi risponde, gli ripeto il problema e di controllare meglio, che potrebbe essere grave. Mi dice di aspettare, mi richiama e mi dice che così bene il palazzo non l'aveva mai visto. Cerco di calmarmi, sperando che la situazione passi, ma non appena mi rilasso mi chiamano quelli del primo. Mi urlano che cadono gocce dal soffitto, non è possibile. Penso. E penso di aver fuso il telefono del custode da quante volte l'ho chiamato, perché mi risponde dopo settimane. Calmo come sempre, dice solo: è perfetto. Apparentemente perfetto. La quarantena è finita dopo 5 mesi e 3 giorni. La gente ha incominciato a uscire di nuovo dalle proprie case, ma io sono rimasto lì, insieme a tutto il resto che è rimasto. Quello che è rimasto sono le macerie di 10 appartamenti su 3 scale e 4 piani. Un forte odore di pino. Un unico pensiero che mi si spegne sulla fronte sotto a tonnellate di cemento. Di questo palazzo io conosco tutto.
Mi piace pensare a me come alla ragazza nella bolla. Cioè, non so se proprio mi piaccia, forse è un modo un po' più carino di vedere la cosa. Dico una bolla perché dai, cacchio, che belle le bolle quando da piccolo ti regalano quel tubetto di plastica magico e ti sembra la cosa più bella del mondo. Quando dentro poi c'è solo acqua e sapone. Cioè, bella roba, me le potevo fare anche a casa mia. E infatti me le facevo anche a casa mia. Ma non è che venissero proprio come con il tubetto di plastica. E poi finiva pure che allagavo mezzo bagno e mia madre mi rincorreva con il mestolo. Vabbè, scusa, ma perché cavolo sto parlando delle bolle? Io le ho tirate in mezzo perché vedermi dentro una palla trasparente che svolazza è un po' più carino che immaginarmi rinchiusa in una campana di vetro, come dicono tutti. E infatti me l'hanno sempre detto tutti. Tutte le volte che c'è da salire su una montagna russa, anche quelle per bambini, io sono sempre quella che dice no, non ci salgo, che quando c'è da prendere un aereo fa sempre storie, quella che deve sempre avere uno spiraglietto di luce nei posti bui, quella che non riesce a stare in stanze troppo strette. O stanze troppo strette che si muovono, o anche stanze troppo strette che si muovono al buio, cioè tipo se salta la luce. In una bolla è un po' meglio che in una gabbia fredda, magari stretta e dove va via la luce. Che poi infatti parlare di gabbia è brutto, alla fine sono io, cioè sì, solo io. Le vedo, no? Sono le mie braccia e questo è il problema. Sono d'acciaio, sono solide e spesse. Mi abbracciano per proteggermi, no? E anche le voci che mi bisbigliano all'orecchio di tanto in tanto, io le trovo simpatiche. Dicono di volere solo il mio bene e io le lascio fare. Fino a che non urlano, fino a che non mi spappolano i timpani. Ed è giusto così. È più sicuro. E poi scusate, è il mio petto che è buio, ma mica mi fa paura perché non lo vedo. Lo sento e basta. È dentro se guardi, in fondo alla gabbia, ma ancora non ci sono scesa laggiù perché ho paura che ci siano i ragni quelli orribili che ti tessono i pensieri orribili nel cervello, tipo come Baudelaire. Ed è normale, poi non lo so com'è che a un certo punto ti ritrovi bella sdraiata sul pavimento del bagno credendo di morire. E, probabilmente fa parte del contratto. Insomma, questa è la mia bolla. Questa è la mia bolla. È una gabbia molto colorata, molto più colorata di quelle che uscivano dai tubettini di plastica. Quando mi guardo allo specchio a volte la vedo. È lì che fa capolino, sorride dall'altra parte del vetro. Solo che quel sorriso è proprio identico al mio. E la gabbia sono io. Ieri notte, mentre il sonno faceva fatica ad arrivare, guardavo il soffitto e respiravo. Respiravo piano. Sentivo quel tintinnio che, come sai, preannuncia il tuo arrivo. Si faceva sempre più forte ed era fastidioso. In pochi secondi è diventato ingestibile. Cercavo di concentrarmi perché bisogna concentrarsi per farti stare tranquilla e non mostrarti a nessuno. So che tu pensi sia meglio vivere senza dare importanza a quello che potrebbe succedermi. Perché tu sei egoista e sai che io non lo sono. Non è mai una buona idea starti vicino. Crei dolore agli altri e io l'ho capito fin da subito. Vuoi che ti accolga ma non ti accontenti di uscire e basta. Tu vuoi provare tutto ciò che il mio corpo ti può dare perché vuoi sentirti viva. Ed è per questo che io non posso nutrirti. Ieri notte, mentre il sonno faceva fatica ad arrivare, guardavo il soffitto e respiravo. Respiravo piano. Poi mi sono alzata dal letto. E ho interrotto il respiro per un po'. L'ho fatto perché era l'unico modo per riuscire a non pensare. Ho chiuso gli occhi e con le mani mi sono tappata le orecchie. Ignorando il fatto che tu saresti stata comunque più forte, sono caduta in un pavimento senza fondo e mentre precipitavo, tu eri lì con me. Eravamo insieme e in quell'istante capii ogni cosa. Per la prima volta mi avevi lasciato la facoltà di scegliere. Potevo farti andare via per sempre ed ero pronta a farlo, ma tu avevi tanta sete. E io l'acqua necessaria per nutrirti. Perché tu sei egoista.
sai che io non lo sono. Questo oggetto serve per scegliere. E oggi le scelte possono essere anche drastiche. Non mi interessa, sono stato chiaro, non mi interessa. Non so come mi sia venuto in mente, ma è una persecuzione. Non ci state dicendo la verità. Non avete la forza di parlare, io di ascoltarvi, penso. Non che il problema non ci sia, è chiaro. Non che il problema non sia grave, è chiaro. Ma tutte queste regole, restrizioni, perché? Per farci risorgere come collettivo, ci state limitando singolarmente. Voi, sì, voi, che avete calpestato la nostra Costituzione, un faro nel mondo. Non ho bisogno del vostro schema di buonsenso, ho già il mio, me lo hanno insegnato. State tranquilli, tranquilli. Credo nella mia tutela e nella tutela degli altri. Jim Morrison disse: le persone credono di essere libere, ma sono solamente libere di crederlo. Io suono la chitarra, canto e vado a correre. Ora, datemi pure del complottista, ma non fermerete mai la mia sete di verità e di trasparenza. Ci dicono che questo morbo sia ormai inarrestabile, che sia dappertutto, in quanto estremamente contagioso e che spesso conduca alla morte. Bene, allora analizziamo i numeri. Quanti siamo in questo paese? 60 milioni di persone. 60 milioni di persone. Quanti sono i contagiati? Lo 0,1%. E quanti sono i morti? Lo 0,01%, tutte con patologie gravi. Ma voi lo sapete quante persone muoiono ogni anno per il cancro? 180.000 persone. 180.000. 6.000 contro 180.000. Allora forse dovremmo guardarci dal cancro. Forse dovremmo guardarci dal cancro. E allora ci stanno prendendo in giro. Dobbiamo ribellarci. Ribellatevi. Ribelliamoci. Tutti. Non dovete credere a tutto quello che vedete in TV. Non credeteci. Non permettete a queste persone di farci il lavaggio del cervello. Per non farci sapere la verità. Non ascoltate la radio. Dovete credere a me. Non ascoltate la TV. Soltanto a me. Non ascoltate. Cercate informazioni solo dove l'informazione è libera. Il governo centrale sta cercando di prendere possesso delle nostre menti, di annientarci, di renderci obbedienti, tenendoci segregati nei nostri piccoli, angusti appartamenti. Come dei calcetti in gabbia. Questo governo centrale ci vuole morti. Per fortuna che ci sono persone come me che attraverso la rete possono arrivare a persone come voi, aprirvi gli occhi, svegliandovi dal vostro torpore. E poi pensateci, pensate che in qualsiasi momento, anche in questo momento, siamo controllati. Il governo centrale ci sta controllando. Eppure non dovrei sorprendermi, ma del resto di cosa mi sorprendo? Cominciano anche a controllare i nostri telefoni, a monitorare i nostri pochi spostamenti quotidiani e facendo volare i droni. E ho sentito dire che volessero anche abolire il contante, il caro vecchio contante, perché ritenuto metodo di trasmissione del virus. I vari governi nei secoli ad un certo punto hanno sempre tentato di imporsi e di soggiogare il popolo, sfruttando a proprio vantaggio le circostanze. Ma noi siamo più intelligenti di così. Vi faccio qualche esempio. 1720 la peste nera, 1820 il colera e 1920 la spagnola. Incappi. Finché avrò fiato, per favore. Finché avrò sangue nelle vene. Ascoltate. Finché avrò una connessione a internet. Non so più che cosa pensare. Loro con me non vinceranno mai. Cercate di... Mai non vinceranno. Seguitemi. State connessi. Aiutatevi. Aiutate. Continuate a seguirmi. E avrete solo la verità.
Life is a voyage, some people try to avoid it. I seek to try and destroy it. I swear I feel like a toilet bowl shitting on everything I've ever said or I've done. You told me this should be fun, thanks for the talk, are we done? This is my masterpiece, a tragedy, I wrote it myself. It's full of irony and blasphemy, it's practically hell. But the perfect part about it is it's all that I got. I'm over wasting time in life trying to be something I'm not. Cause fuck that shit, yeah, I don't wanna be that kid. No, I'm not gonna hang my head and be another accident. Tomorrow, life gets tough, but you should know that I don't plan on letting go. Cause fuck that shit, yeah, I don't wanna be.